Allora Nino, un Eurogol, un gol spettacolare, tante altre giocate che però non sono bastate alla Casertana. Avete perso la prima contro una modesta squadra, qual è l'isola? C'è tanta delusione, di certo, probabilmente nemmeno voi vi aspettavate un inizio così. Sì, c'è tanta delusione, come ho detto prima mi dispiace per il pubblico che si aspettava qualcosina in più, però guardando la partita abbiamo fatto vedere fino al 90esimo che purtroppo siamo stati tutti 90 minuti nella porta avversaria, poi basta un contropiede per prendere gol e perdere la partita. Purtroppo il calcio è così e bisogna accettare la sconfitta, però non è una scusante che siamo da 15 giorni che stiamo lavorando insieme, però fino alla fine vi posso promettere che io insieme ai miei compagni onoreremo la maglia e daremo il 100% a tutte le partite. Cosa pensi che sia mancata a questa Casertana? A tratti l'abbiamo vista compassata, un po' ferma, forse siete ancora un po' stanchi dalla preparazione che avete avuto nei giorni passati. Sicuramente rispetto alle altre, anche l'Isola Lire oggi diciamo che non era al meglio delle condizioni, però rispetto alle altre, non è una scusante, ripeto, rispetto alle altre siamo un po' indietro con la preparazione, però secondo me la cosa che ci è mancata di più oggi è stata l'esperienza, perché queste partite se non si possono vincere non si devono perdere. La cosa importante è non perdere le partite, specialmente in casa, perché in casa il campo proprio deve essere un bottino di ferro, cioè dove devi fare tutti i risultati positivi da qua alla fine. Il mister ha detto qualche cosa a fine partita negli spogliatoi? No, non ha detto niente perché, ti ripeto, purtroppo c'era rammarico perché la partita l'abbiamo fatta noi. Sicuramente bisogna lavorare perché, ti ripeto, siamo da 15 giorni insieme, ci conosciamo poco, siamo a corto di preparazione, quindi bisogna ancora lavorare tanto da qua alla fine, però ci metteremo tutto l'impegno possibile.